Graphic Hub, l'Arabi Sport. I cerchi sono di diametro di 22 pollici, 8 cilindri a V col motore EMI 5.7 di cilindrata, si può dire che veramente ha tanti option. Esternamente dai fari a LED, i sensori di posteggio anteriori e posteriori con telecamera, internamente i vetri scuri, il keyless sul trasponder e l'apertura della macchina, le pedane retrattili elettricamente. L'interno spazia in un interno in pelle totale con sedili riscaldati, refrigerati gli anteriori e riscaldati i posteriori. Il sedile di guida ha tutte le memorie per la posizione di guida. Il navigatore è già il navigatore di 12 pollici, ovviamente touchscreen. Le sospensioni sono autorivellanti. Una particolarità che ha questa macchina è muovere il sedile davanti rendendo un pick-up confortevole. L'impianto stereo è importante, 19 altoparlanti Harman Kardon. Questo tipo di impianto serve a migliorare l'insonorizzazione all'interno della macchina. Buchette centrali che sembrano banali ma sono comodissime per inserire delle cose da bere col ghiaccio e mantenere le bibite fresche. Il portellone che ha una funzione rallentata di discesa. Il cassone, come vedete, ha questo trattamento apposta antigraffio. La telecamera a 360 gradi rende una macchina di 6 metri, 5,98 facilmente adoperabile e gestibile. La motorizzazione è un 8 cilindri a V che ha una grande particolarità, che riesce a andare a 4 cilindri quando il regime di esercizio è relativamente basso. I cilindri da 8 diventano 4 riducendo i consumi della macchina. Considerate che questa alla fine è una macchina che fa intorno a 7-8 km con un litro, con 5.700 benzina 8W, che poi munito di impianti GPL, chiaramente i costi si riducono enormemente. Il sistema di trazione è il più evoluto, perché la macchina viaggia con due ruote motrici trazione posteriore su asfalto o con quattro ruote motrici su asfalto, perché ha tre differenziali che gli consentono di avere, diciamo, questa possibilità e quindi avere una tenuta di strada migliore su un terreno scivoloso tipo quando piove. Poi abbiamo la possibilità di bloccare il differenziale centrale, di inserire le ridotte e da ultimo, una volta inserite anche le ridotte, di bloccare il differenziale posteriore. Una delle performance migliori per quanto riguarda i terreni cedevoli. Ha tutti i sistemi di sicurezza, dal land departure al sistema assistenza alla frenata, al blind spot del punto cieco. Un'altra cosa importante da dire, la comodità che ha un mezzo del genere, che è anche grazie alle sospensioni pneumatiche. Le rifiniture sono di gran lusso, perché troviamo tutto il cruscotto foderato in pelle con la cucitura a contrasto, i sedili, come si vedono bene, hanno fasce in pelle e in alcantara. Questa macchina la potete trovare da me, diciamo, in azienda, dalla Bercini Auto di Monsumano Terme, che si preoccupa di fornirvi la macchina e di assistervi la macchina per tutto quello che è la regione toscana.